No, io ti lascio qua la mano. Ma devi portare la lavoro. A me ci vuole. Beh, ma io domani mattina scendo, vado a aspettare la macchina vicino a casa. Come fai a guidare? Ascolta, ma tu non puoi guidare due macchine contemporaneamente. No, come le guida due macchine contemporaneamente? Un paio di pennellate. Pennelloni. Scusate, se invece diciamo nel lavoro la mattina, tu vieni con la macchina. Dove? A prendere la macchina. Al lavoro da me. Non ho capito niente. Dove devo andare io con la mamma? Allora, io vado a lavorare con la macchina. Guarda. Allora. Perché adesso è come se colpa mia? Io prendo la macchina per andare a lavoro. Quando mi serve, tu prendilo con la tua macchina, venite al lavoro. A me non serve. Prendono la macchina. Sì, ma serve una macchina. Ah, serve. Voglio andare a prendere la mia macchina, no, cioè la macchina di Andrea. La macchina, io ho capito, senti, io sono con le mance, o mi apri la macchinina, non ti capisco, è una cosa, se ti chiamati Andrea, va a di gatto, va a lavorare, lui, noi, non voglio stare gli altri, no, si è chiesa, ok, lui, si è uscita, con le ragazzate, no, avevo fatto il vino, Scendo fra l'altro. Lei non è la macchina lei va a lavorare. Lei va a lavorare. Insomma, che andiamo dal suo lavoro. Guarda, lei già la fa. Andiamo dal suo lavoro. Ma io cosa che devo fare? Portarci devi solo prendere la macchina e portarla. Devo andare a pappagallo. Dai, pappagallo, guarda. Cioè io domani devo andare a pappagallo con una macchina a noleggio. Perché? Non hai capito, ma non è difficile. Io vado a lavorare con la mia macchina. Sì. Ciao, non ci sì, a metà. Le prime. Cosa vuol dire a metà? Sì. Perché a metà? Ma che... Oh, ma adesso che bella! Ma sì, adesso che bella! Ma sì, adesso quindi io domani dove devo andare? Se vengo a prendere te la porta. No, 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 poi quando loro fanno bisogna andare al carrozziere. Sì, lui accompagna Playa Onda. Ok. Tu le accompagni tu le accompagni con la tua macchina e poi loro prendono la macchina e ti accompagnano al carrozziere, con la tua dove sono penso che abbiamo risolto alla fine devi tornare a lavorare. A che ora riesco? Io non devo tornare a lavorare, io me ne resto là, voi dovete prendere la macchina. A che ora? Alle 8. Ma il carrozziere dalle tue guardie, il carrozziere? Sulla strada delle tue. Tu che lo stai dentro? È da cura alle 5 6. Alle 4 aperto il benzinaio. Ma non è un negozio! Quello delle macchine. Macchina resterà alle 4, alle 4 veniamo qua. Andiamo via con una macchina, andiamo a prenderla e torniamo. Però le prima del pomeriggio. Ma sì, quindi è una mano che non c'ho papà. Vai prima al pappagallo, poi se hai tempo vai al pappagallo. Non hai capito un cazzo. E allora vai al pappagallo. No, domani mattina vanno a prendere, scusa, vanno a prendere la macchina a noleggio, vanno al pappagallo. Ti sono giunto la libro, me lo sono pappagallo. Vanno al pappagallo, torna il pappagallo, tornano alle 4 con la sua macchina. Come fanno a tornare con la mia? Se sono con la macchina quando leggo al pappagallo. Perché tu ce l'hai, tu non devi dire a me, perché? Tu devi dire che non ti aspetti. Perché se la vado solo io, se no. E come te la vai tu a la macchina? Tu alle 4 domani sei lì. Ma tu c'è la macchina non è? E allora non è sì, dai. Ma se hai la macchina non è? Se la macchina non è? Al pappagallo, no? Che non mi siamo a fare sta macchina. Non serve la mia. Io non serve la mia. Non serve la mia.
vai a pappagallo domani. E la macchina noleggia? Non serve la macchina noleggia. Quindi a ma quando? Domani mattina alle 11:30 ci mettiamo a sveglio appuntamento. Ecco il culato domani. Devo alzarmi la mattina alle 11. Subito a mezzo. Questo è già più. No, 11:30. C'è il culato. Dai, 11:30. 45. Confermato, se tu vieni alle 11:30 fino a Papavaio, andiamo, torniamo alle 4, andiamo a prendere la macchina Andrea, andiamo a prendere la macchina. Se tu non vieni a Papavaio, tu vado a organizzarmi la macchina, senti. Vieni, insieme. Poi a casa me lo riguardo, sì. Faccio uno stand. No, tu racconta. Vino legge la macchina se tu non vieni. E poi ci vediamo alle 4, telefonicamente ti chiamo, anzi la connetti, dicono cazzo sai, non sarà là, non è che prendi, andiamo a prendere la macchina e andrai nella carrozziere, se tu vedi. Adesso prendo ascoltato. E eventualmente risparmio prima di 20 euro, capisci? Se non ho capito tutte le tue. Vieni, non lo riguardo il passo. Punto finale, vieni a Papagallo domani. Ah ecco, c'è la domanda, c'è una domanda. Vabbè, questo è vado. C'è la scelta. Ti apro un po', se hai le canali, fanno 5-6. Sempre pronto. Non lo so. Ma andiamo. Chi? No, non ho accesso, aspetta, però devo dire. Ma io arrivo. Domani andiamo a prendere. Ma scusa, domani alle 3? Ma tu ma perché sempre dice qualcosa? Oh, perché sono una donna, ma io sempre. Questa è una donna, non so il destro. Tre piatti, tre ciupini, colpa, sei ma no, ma non voglio dire che devo fare un lavoro, faccio dopo fare come tazza, che non fare un palotto pure, che non posso, poi dopo un po' scimano a casa, e andare a lavorare con tutto lo sconfitto. No, se possiamo anche andare, tanti mesi non fa, però è alle 10 al mattino. E 10 al mattino ci va. E invece la nostra coppa è chiara. Sì, ma guarda che non vuoi, beh, io, quando sono, Cristian? Alle 3 ce ne terminiamo. Questo qua l'ha messo la prima, ma questo qua l'ha messo la prima. That's how it's all about.